Buongiorno cari amici di Barba Biancorossa, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, come faccio sempre, video breve post partita, analizziamo quello che cui abbiamo assistito sabato nella partita casalinga vittoriosa per 1-0 con rete di Sibilli contro i marchigiani dell'Ascoli, e lo facciamo attraverso le dichiarazioni, conferenza stampa rilasciate dal mister Pasquale Marino e dal difensore Raffaele Pucino. Partendo dal mister, il mister ha ovviamente soddisfatto per il lavoro che si sta continuando a fare, per la continuità anche del risultato che segue appunto la vittoriosa trasferta di Brescia. Quello che è importante è comunque il nuovo dettame tattico a cui si sta affidando il mister e sta cercando di operare sul collettivo attraverso questa modifica che vede un lasciare, se vogliamo, il modulo che fino lì si era utilizzato con mister Mignano, ovvero quel 4-3-1-2, per una difesa a 3 che vede comunque una proposizione dalla cintura di metà campo in su di un ipotetico 3-4-2-1. Per lui è importante avere questa mentalità offensiva, fatta appunto di un gioco prettamente distribuito nella metà campo avversaria, quindi quanto più si riesce a tenere palla nella metà campo degli avversari, quanto più si riescono a produrre occasioni da gol. In questo senso vengono anche importanti quelli che sono il recupero palla, subito il pressare alti, la difesa comunque è una difesa nuova, è una difesa a tre, infatti anche lo stesso Puccino ha giocato come braccetto destro, vista anche la mancanza per squalifica del capitano Di Cesare, con i due centrocampisti centrali che hanno iniziato a Campora e Cutsupias, vista anche l'assenza per forza maggiore purtroppo di Maiello, che dovrà star fuori parecchi mesi, e i laterali cosiddetti quinti qua o quarti, visto il modulo che appunto che si sta utilizzando, ovvero Ricci e Dorval, con licenza di offendere ancora di più rispetto al passato. Nella parte ovviamente finale del tridente si vede appunto Diop con Sibilli, che appunto ha fatto una bellissima marcatura con quell'involata da 50 metri sulla fascia sinistra per poi rientrare sul destro scartando due difensori e dal limite dell'area di rigore far partire questo tiro piazzato in basso alla sinistra del portiere dell'Ascoli, che ha portato in dote ai biancorossi i tre punti. Bella realizzazione, il giocatore si sta veramente confermando e sta crescendo comunque, che è la cosa più importante, di condizione, oltre a tutti gli altri, vedi anche a Campora, quindi anche lo stesso Dio è importante, e purtroppo è anche negativo per alcuni interpreti del ruolo, come per esempio Moracchioli, che magari questo modulo lo vedono un po' ostacola, diciamo che è un modulo che non si confà alle loro caratteristiche, l'ha detto anche il mister, ma questo non vuol dire che comunque si caleranno, come è capitato anche per lo stesso Moracchioli, come a fare una cosiddetta sottopunta o la seconda punta. Quindi la riaggressione del pallone, quindi la costruzione dell'azione di gioco, e le verticalizzazioni, il gioco in profondità, sono tutti meccanismi che vengono oliati di settimana in settimana attraverso gli allenamenti, che comunque dovranno essere registrati e migliorati per poter poi incidere maggiormente durante l'arco delle partite, che poi vedono nella scelta dell'ultimo passaggio, quando si arriva negli ultimi 20 metri, quello che è il punto focale. Secondo Marino, cioè la scelta dell'ultimo passaggio è proprio l'azione determinante per poi andare a creare le occasioni da gol, quindi bisogna quanto prima apprenderle al meglio
ed essere una costante per questo collettivo. Puccino, ovviamente anche lui soddisfatto della prova, della propria prova, oltre che del risultato, perché comunque ricordiamoci che il Bari ha sfatato questo tabù che durava 5 mesi dalla finale, dalla semifinale di ritorno contro il Sutiro con rete di Benedetti, ve ne ricorderete tutti quanti molto bene, e quindi crescono maggiormente i giocatori anche di autostima. Lo stesso Puccino ha parlato di come loro non si sentano comunque inferiori, nel senso che non sono, diciamo, diventati così all'improvviso dei brocchi, visto il tormentato avvio di campionato fatto di tutta questa trafila di pareggi che comunque si è già da Brescia si è un po' sbloccata, speriamo bene. Quindi anche lui si è inserito al meglio in questo nuovo ruolo. Comunque è una squadra che da qui in avanti poi dovrà dimostrare sempre più quelli che sono i dettami tattici del mister, che comunque hanno bisogno di tempo per essere automatizzati, e quindi è importante sicuramente andare a affrontare col giusto approccio le partite che verranno, a cominciare poi dalla trasferta di Salò contro la Feralpi per il prossimo weekend. Dopodiché mi sembra che ci sia una sosta dovuta alle nazionali, e quindi poi si riprenderà il cammino con la prossima partita ancora casalinga, credo, se non vado errato, contro il Venezia, che sta facendo molto bene in questo campionato. Perciò il Bari, che si porta a 17 punti, adesso è in zona playoff, quando qualche giornata fa stavamo vedendo un po' delle nubi attorno alla squadra, perché si era a pochi punti dalla zona playout. Vedete come naturalmente quando si incomincia a fare, non dico un filotto di vittorie, si viene sbalzati tranquillamente in avanti, visti anche i risultati delle squadre contendenti la zona, i primi posti appunto della classifica, che vedono appunto il piazzamento poi finale nella lotteria dei playoff. Quindi speriamo bene, una vittoria che incide fiducia, che diciamo trasmette fiducia, che incide maggiormente anche sul morale dei giocatori, perché si sciolgono un po' quei nodi negativi che ci avevano accompagnato, insomma, fino a 3 settimane fa. Però bisogna mantenere sempre i piedi per terra e apprendere quanto più dal mister, perché io non nascondo che inizialmente ero uno di quelli un po' scettici sull'arrivo di Marino, però strada facendo, anche ascoltando le sue interviste, veramente sto capendo che è un allenatore che veramente dà tutto nell'organizzazione di gioco, che si spende per i propri giocatori durante gli allenamenti, che cerca fino all'ultimo di far apprendere in maniera dettagliata quella che è la sua filosofia di calcio. Questo è molto importante, perché chiaramente anche come squadra, appunto quella biancorossa, dall'inizio di quest'anno non si è contraddistinta particolarmente per un elevato numero di gol durante le partite. Sono stati sempre risultati striminziti, lasciando stare il fatto che si sia pareggiato per almeno 8 volte. Quindi bisogna creare molto di più, scegliere la migliore soluzione dell'ultimo passaggio e quindi andare a colpire le difese avversarie. Speriamo bene, ragazzi, speriamo di aver intrapreso la strada giusta e andiamo avanti, sperando che i giocatori anche crescano di condizione, che quelli che sono un po' acciaccati incomincino a recuperare, a macinare minuti per entrare sempre più in condizioni, vedi il rientrante Maita, ma soprattutto anche Aramo. Con questo io vi saluto, sempre Ale, la Bari Ale, iscrizione al canale, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati, e buon dibattito nei commenti. Arrivederci a tutti al prossimo video. Ancora
buon lunedì e buon inizio settimana da Barba Biancorossa. Ciao!